L'esordio migliore non poteva esserci per Emanuele Tedesco, che ritorna a vestire dopo 6 mesi la maglia del Picerno e lo fa realizzando un gol che vale 3 punti. Sua la realizzazione che ha permesso alla squadra di Arleo di battere 1-0 il Pomigliano. Buona prova per i melandrini, con Arleo che schiera dal primo minuto il classe 98 Damiano Claps, mentre siede in panchina il nuovo acquisto Crucitti. La cronaca. Al nono minuto Francese recupera palla, la cede ad Esposito che la mette dentro ma nessuno riesce nella deviazione. Al decimo palla per Agresta, cross dalla sinistra e palla in aria con la deviazione fuori misura di Giordano in scivolata. Al 17esimo Esposito per Caponero, Claps, poi palla per Tedesco, palla in rete, ma l'arbitro annulla per una segnalazione di fuorigioco dell'assistente. Fuorigioco che, però, da come si evince dalle immagini, non c'era. Al 24esimo arriva il vantaggio del Picerno. Agresta per Caponero, palla che arriva a Claps, tiro che diventa un assist per Tedesco, che va subito in rete all'esordio e va a festeggiare con la panchina e sotto la tribuna dei tifosi rossoblù. È il gol che regalerà poi la vittoria alla squadra di Pasquale Arleo. Al 31esimo, reazione del Pomigliano Comarzullo, traiettoria velenosa e palla di poco fuori. Al 32esimo, slalom al limite di Avella del Pomigliano, palla per Labriola e tiro fuori da buona posizione. Non ci sono altre azioni degne di nota nella prima frazione di gioco e, dopo un minuto di recupero, le due squadre vanno negli spogliatoi. Stessi 22 in campo nella ripresa e prima azione di Marca Picernese. Al settimo, Francese in profondità per Caponero, palla per Roberto Esposito che non riesce a controllare. Poi, cross di Matinata, palla per Tedesco, contatto dubbio in aria, ma l'arbitro lascia proseguire. Al decimo, esordio nel Picerno per Crucitti, colpo di mercato di fine settimana della Leonessa della Lucania. Prende il posto di Roberto Esposito. Al 14esimo, Pomigliano in avanti, lancio lungo, stop di Pisani che si gira e conclude però calciando fuori. Al 16esimo, capitano Esposito in contropiede, scambio con Crucitti, palla per Claps, ancora per Esposito che però non aggancia in area di rigore. Al 26esimo, Arleo richiama in panchina Agresta, al suo posto Lo Laico, mentre al 31esimo è il giovane Sinis Galli ad entrare al posto di Damiano Claps, autore di un'ottima prova. Al 34esimo, ancora Esposito per Crucitti, palla per Tedesco, che viene però fermato in fuorigioco. Minuto 36. Roberto Francese riconquista palla, libera Esposito che salta Avella, cross e Crucitti viene anticipato, palla per Sinis Galli che però colpisce male. Al 41esimo capitano Esposito lascia il posto a Romano e al 44esimo Matinata conquista palla, non vede Tedesco libero, poi la conclusione finisce a lato. Può festeggiare il Picerno dopo 4 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, il signor Carpiuolo di Bari. Una vittoria importante per Arleo e Soci. Sono 30 quest'anno i punti in classifica, settimo posto insieme al Nardò. Per Arleo invece sono 100 i punti in 68 partite sulla panchina del Picerno. Domenica per la Leonessa della Lucania la trasferta a Frattamaggiore, poi doppio impegno casalingo, il derby contro il Francavilla e la partita col Nardò. Mister Arleo, quanto era tenuto alla vigilia questa gara contro il Pomigliano? Ma era temuta perché sapevamo di giocare con una squadra che gioca a calcio, che non rinuncia mai al gioco, che ha delle buone individualità, ma secondo il mio modesto parere anche un ottimo copertino. Ha trovato di fronte un Picerno che fa della difesa la sua forza e gli abbiamo concesso poco, però ci hanno fatto tremare più occasioni. Siamo stati innanzi soprattutto perché penso che hanno avuto un buon possesso palla. Oggi noi siamo stati bravi a sfruttare quelle occasioni che ci sono capitate e la presenza di Tedesco, che oggi tornava dopo un anno con noi, si è sentita perché in area è un rapace e ha sfruttato al meglio quella percussione di Caponero con deviazione di Claps, materializzato un po' quell'azione bella fatta sulla fascia. Mister, con Tedesco, Romano, Crucitti, come cambiano le ambizioni della sua squadra per questo giorno di ritorno? Ma ho detto già, oggi dobbiamo puntare ai playoff, siamo liberi con la testa, penso che a 30 punti possiamo pensare in positivo, mancano 15 giornate alla fine, però da qui a
alla fine dell'anno dobbiamo puntare a qualcosa di importante, perché oggi ho celebrato i miei 730 giorni a Picerno, due campionati, 68 partite, 100 punti, avevo chiesto 3 punti ai ragazzi che fortunatamente sono arrivati, quindi è un motivo di grande soddisfazione, perché fare 100 punti in una realtà come quella di Picerno è un grande motivo d'orgoglio mio e di tutti i ragazzi che in questi 3 anni hanno giocato con Picerno. Voglio ringraziarli tutti, da Bacio a Conti, tutti i ragazzi che sono stati qui, perché veramente sono stati dei grandi professionisti e hanno dimostrato un grande attaccamento alla maglia. Questi complimenti per il traguardo raggiunto, stando alla luce di questi punti, eri poi tranquilli in classifica, situazione tranquilla in classifica del Picerno, il ruolo della sua squadra, una sorta di mina vagante, giocare con la forza e i nervi distesi, quindi centrare gli obiettivi quanto prima. Ma io ho dato uno step molto alto ai ragazzi, ho detto da qua alla fine dobbiamo fare altri 30 punti, arrivare a 60 punti sarebbe per noi una grandissima soddisfazione, abbiamo una partita in più in casa, dobbiamo sfruttarla, abbiamo dimostrato che con una buona organizzazione di gioco si può creare un'ottima difesa, siamo la seconda difesa del campionato a un punto dalla Cavese, per cui è logico sognare, ecco, però non vogliamo con questo fare i presuntuosi, dobbiamo essere umili ma allo stesso tempo credere nelle nostre possibilità. La parola al tecnico del Bomiano, mister Mondo Catalano, quanto conta il cuore nella prestazione, si torna a Manila scelta a casa? Ma sono, onestamente sono molto soddisfatto di quello che ho visto della mia squadra, sono qui da 10 giorni e venire su un campo difficile come quello di Picerno, fare una prestazione come quella che abbiamo sfoderato noi, penso dimostri che siamo sulla strada giusta. D'altronde sappiamo chi siamo e dove vogliamo andare, e sappiamo, guardando questa partita, che abbiamo messo in difficoltà un complesso importante come quello del Picerno. Quant'era, hai detto ai ragazzi cosa avete nello spogliatoio prima della gara e ti piace di sì, ma per quanto riguarda la partita sapevamo di incontrare una squadra difficile, una squadra con una molto solida, una squadra che ti colpisce e poi sa difendersi bene, sa difendere nello basso molto bene per poi ripartire, ma penso che noi abbiamo fatto molto molto bene, non abbiamo subito ripartenze, non abbiamo concesso praticamente tiri in porta a questo Picerno, se togliamo l'azione del gol, non ricordo parate del mio portiere, ricordo qualche occasione nostra che poteva portarci al pareggio. Onestamente quello che mi dispiace è finire dopo il primo tempo giocato in quella maniera, finire in svantaggio, ma potrei dire anche, potrei parlare dell'arbitro, di qualche decisione che secondo me non è stata corretta, ma non sono così, non sono fatto così, accetto il risultato del campo e mi prendo quello che è una prestazione importante, sapendo che sono solo qui da 10 giorni, quindi c'è da migliorare e c'è da migliorare tanto, però siamo sulla strada giusta, mi auguro di continuare a giocare in questa maniera. Mister, non si parla di solito mai degli assenti, ma già a centrocampo è pesato l'assenza del capitano Alfano. Guarda, Gerardo è chiaro, il capitano è un giocatore importante per noi, però onestamente non mi sento di dire che chi ha giocato ha fatto sentire la sua mancanza, tutti quanti abbiamo disputato insieme una buona partita, e i numeri attestano anche questo, è chiaro che il risultato ci penalizza ed è chiaro che insomma Gerardo Alfano per noi è un giocatore importante. Guarda, abbassare la guardia naturalmente, c'è soltanto la divisa di allenamenti e preparare al meglio la prossima sfida. Domenica contro Molfetta sulle Salvezze. Ma sì, sappiamo, ripeto, sappiamo chi siamo, sappiamo cosa dobbiamo fare, piano piano siamo sulla strada per diventare quello che voglio io come squadra e andiamo a giocarci questa partita con tanta voglia di conquistare i 3 punti, ma al tempo stesso con tranquillità, nel senso di preparare la settimana come abbiamo preparato questa e come abbiamo preparato la settimana scorsa. Perfetto. Bene, Tedesco, torni a casa, complimenti per i gol. Grazie mille, sono felicissimo, l'ho detto già, di tornare a Campicello, perché qui per me è come la seconda famiglia, è un inizio migliore di questo non poteva esserci.
gol con una tecnica. Sì, sì, c'erano i miei genitori, mia sorella, mio cognato e i miei nipoti, mia cugina. Quindi un po' tutti a vedermi oggi. Tutti a sostenerti le tue promesse naturalmente per questo giorno di ritorno. Le mie promesse, io spero, perché questo è un gruppo che sta lavorando benissimo, la voglia di fare il playoff è forte, quello è il nostro obiettivo. Spero di dare il massimo, come ho già detto, e di dare il mio contributo per raggiungerlo. Complimenti.